Nell'oscurità ineluttabile della tempesta, l'umanità si trova di fronte al proprio destino con una fragilità che confina con la follia. La furia degli elementi si scatena con una violenza inaudita, annientando ogni speranza di salvezza. Eppure, nell'abisso della disperazione, l'uomo cerca ancora una via d'uscita, una fuga illusoria dal suo destino segnato. Le previsioni meteorologiche, una volta innocue e utili, si trasformano in oscuri presagi di morte, mentre gli occhi affannati scrutano il cielo in cerca di indizi del prossimo flagello. I servizi di monitoraggio, abituati a fornire rassicurazione, ora sono impotenti spettatori di una tragedia già annunciata. Ma quale protezione può offrire l'uomo contro la furia smisurata della natura? Le sue misere barriere di cemento e acciaio cedono sotto il peso del vento che si scaglia contro di esse con una violenza inumana. Le istruzioni per la sicurezza diventano una farsa macabra, un'illusione di controllo in un mondo sprofondato nel caos. Le comunità, una volta floride e prosperose, si sgretolano sotto il peso delle loro stesse ambizioni. Le case, una volta rifugi sicuri, ora si trasformano in trappole mortali per coloro che osano sfidare il fato. I corpi infranti giacciono sepolti sotto le macerie, mute testimonianze della fragilità umana di fronte alla potenza degli elementi. Nella danza macabra dei venti, l'uomo cerca invano di trovare un senso nella follia della natura. I tornado si formano dall'instabilità atmosferica e dalla rotazione dei venti in tempeste intense, causando vortici di vento estremamente potenti. La sua arroganza viene punita dall'implacabile giudizio della tempesta. Gli eventi passati di tornado restano impressi nella memoria come cicatrici indelebili, segni della vulnerabilità umana di fronte alla potenza degli elementi. Le storie di distruzione e morte sono racconti oscuri che echeggiano nel vento, avvertimenti sinistri di un destino inevitabile. Nella notte dei tempi, i tornado si sono insinuati nell'immaginario dell'uomo, trasformandosi in creature mitologiche dalle sembianze di mostri alati. Le storie di sopravvivenza sono fiabe oscure, racconti di miracoli che sfidano la logica e la ragione. Ma anche di fronte alla sua stessa rovina, l'uomo non può fare a meno di cercare di comprendere il suo carnefice. Gli studiosi scrutano i cieli con occhi febbrili, alla ricerca di indizi nascosti nel vortice della tempesta. Ma le loro scoperte sono solo frammenti di verità, gocce di saggezza in un mare di oscurità, in balia della follia cosmica che li circonda.